Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Si è tenuto in videoconferenza l'incontro Governo-Regioni in vista dei prossimi provvedimenti per l'emergenza Covid. All'incontro hanno partecipato il Ministro per l'Autonomia, Maria Stella Gelmini, e quello della Salute, Roberto Speranza. Presenti anche il Presidente dell'Associazione Comuni, Antonio De Caro, e quello dell'Unione delle Province, Michele De Pascale. Il sistema dei parametri per definire i colori delle zone in Italia nell'emergenza Covid si può affinare, ma probabilmente non con il decreto in arrivo, ci vorrà un tavolo tecnico. In ogni caso, per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche, le chiusure non entreranno più in vigore di domenica, ma di lunedì. Lo ha dichiarato proprio il Ministro delle Autonomie Gelmini all'incontro. Il Governo sta lavorando intensamente in queste ore sul nuovo provvedimento anti-Covid. Sono naturalmente in costante contatto con Palazzo Chigi e contiamo di farvi avere nella giornata di domani, con grande anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, una prima bozza del DPCM, aggiunto ancora la Ministra. Per l'esecutivo Draghi è fondamentale il confronto costante con le Regioni, anticipare tutte le decisioni, in modo da lasciare ai cittadini il tempo necessario per poter organizzare la propria vita. Il sistema a fasce quindi verrà mantenuto, finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l'obiettivo principale anche per le prossime settimane e persino per i prossimi mesi. State certamente notando un cambio di metodo, ci siamo visti domenica e ci stiamo rivedendo oggi. Gli incontri saranno sempre più frequenti e costanti e stiamo lavorando per una graduale riapertura dei luoghi di cultura, ha concluso la ministra Gelmini. Sono 19.886 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di 443.704 tamponi eseguiti. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 16.424. Parliamo anche delle vittime, che sono nelle ultime 24 ore 308, mentre ieri erano state 318. Numeri molto alti anche oggi invece in Campania, sono 2.385, di cui 148 sintomatici nuovi positivi al Covid-19, su 23.649 test processati. L'incidenza è del 10,08%, sostanzialmente stabile rispetto al 10,22% di ieri. Il bollettino dell'unità di crisi aggiornato segnala anche 1.214 guariti e 29 vittime, di cui 15 decedute nelle ultime 48 ore e 14 risalenti ai giorni precedenti. I posti di terapia intensiva occupati sono 131, uno in più di ieri, mentre le degenze si attestano a 1.305, meno 14 unità rispetto al giorno precedente. Problemi intanto con la somministrazione dei vaccini per gli over 80 a Napoli. La mancanza di un numero adeguato dei vaccini Pfizer rispetto a quanti hanno aderito alla campagna vaccinale over 80 non ci permette di proseguire nella somministrazione, perché le dosi disponibili e parte di quelle che arriveranno devono essere somministrate da oggi fino al prossimo 17 marzo ai vaccinati ai quali è stata già somministrata la prima dose nei 21 giorni precedenti. Lo ha affermato il direttore generale dell'ASL Napoli 1 Ciro Verde Oliva, spiegando lo stop agli anziani dovuto esclusivamente all'esiguo numero di dosi a disposizione. Riteniamo, prosegue Verde Oliva, tenuto conto della programmazione delle prossime forniture, di poter garantire la somministrazione agli over 80 nei giorni 3, 4 e 5 marzo per 1.000 convocazioni al giorno. Solo un numero adeguato di dosi fornite potrebbe permetterci di proseguire a ritmo serrato. Per il personale scolastico, invece, vista la disponibilità di dosi di AstraZeneca, abbiamo programmato da domani la possibilità di vaccinare fino a 2.500 persone al giorno, così da raggiungere quanto prima l'obiettivo di completare questa categoria e passare alle successive nel rispetto di tutto il piano vaccinale regionale. Arrestato dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel quartiere La Maddalena, un 48enne di origine cinese che ha tentato di corrompere persino i militari mentre procedevano al sequestro nei suoi confronti di capi di abbigliamento contraffatti. Il 48enne ha infilato nella tasca della giacca di uno dei due finanzieri ben 850 euro in contanti, bisbigliando: prendi questi soldi e non sequestrare nulla, andate via e prendetevi un caffè. Le Fiamme Gialle partenopee hanno così arrestato per istigazione alla corruzione l'imprenditore, denunciato ovviamente anche per contraffazione e ricettazione, nonché al sequestro di oltre 140.000 tra etichette e scarpe sprovviste di qualsiasi certificato di conformità.
Hanno poi perquisito i locali commerciali e scoperto anche il vero e proprio laboratorio del falso, utilizzato per la produzione illecita delle scarpe con marchio contraffatto. Effettuata nella zona di Agnano, Parco degli Astroni, ai piedi della tangenziale di Napoli, una vasta operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. L'attività si inquadra nelle azioni di secondo livello, operate da pattuglie congiunte dell'esercito e dei corpi di polizia municipale e metropolitana, che si aggiungono ai settimanali Action Day, secondo la programmazione definita dall'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi della Regione Campania, nell'ambito della cabina di regia Terra di Fuochi, sempre con il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta. Tantissime le attività controllate, 14 quelle imprenditoriali e commerciali, di cui 11 sequestrate, 30 persone identificate, di cui 23 denunciate per diversi illeciti ambientali e 5 sanzionate, con 50 veicoli controllati, 20 sequestrati e un altro sanzionato. Misure più restrittive per limitare la curva pandemica in progressivo aumento. Il sindaco di Somma Vesuviana nel Napoletano, con altri 12 sindaci del Vesuviano, ha deciso di siglare la lettera inviata al Viminale, con la quale si fa richiesta di un rafforzamento delle forze dell'ordine sul territorio. Abbiamo 53 nuovi casi relativi però agli ultimi 5 giorni e dunque sembrerebbe esserci una stabilizzazione della curva, anche se nella sola giornata di ieri abbiamo registrato 22 positivi, oggi invece 10. Abbiamo intensificato tutti i controlli sul territorio, in particolare nelle zone a rischio assembramento. Chiedo a tutti di rispettare le norme, dunque ricordo che siamo in zona arancione. Non possiamo spostarci tra un comune e l'altro. Dopo le 18 non è possibile consumare bevande all'aperto in prossimità di locali o piazze, come invece è accaduto lo scorso fine settimana. C'è l'obbligo di mettere la mascherina sempre, anche all'aria aperta, e si rischia una multa pesante anche di 400 euro. Il corpo dei vigili urbani, guidato dal comandante Claudio Russo, sta intensificando i pattugliamenti anche serali, come possiamo vedere dalle immagini. Ricordo ancora che c'è il divieto di incontro a casa con persone non conviventi, prosegue il primo cittadino di Somma Vesuviana. In questo momento abbiamo 112 positivi attuali, di cui 2 ricoverati in ospedale. Scende anche il numero di persone in sorveglianza sanitaria. Infatti in questo momento ce ne sono 124. Arriva puntuale il bollettino dei contagi Covid anche a Caserta provincia, così come recita infatti il bollettino dell'ASL di Terra di Lavoro. Sono 264 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 2314 tamponi processati, con il tasso di positività che sale all'11,4% rispetto al 9% della giornata di ieri. I decessi nelle ultime ore sono stati 2 a Calvi Risorta e San Marco Evangelista. I comuni con più positivi odierni sono Aversa con 15, Maddaloni con 13, Caserta con 26 nuovi positivi, San Nicola la Strada con 11. Intanto, uniti nello sconfiggere la pandemia Covid-19 ed anche la brigata Bersaglieri Garibaldi dà il suo fondamentale contributo alla lotta al Covid, istituendo un laboratorio mobile per incrementare la capacità del sistema sanitario nazionale di analisi dei tamponi biomolecolari presso la caserma Ferrari Orsi di Caserta in via Laviano. Da questa mattina, infatti, il laboratorio, grazie al supporto della Garibaldi, in stretta collaborazione con il personale sanitario dell'ASL di Caserta, sarà in grado di processare circa 130 tamponi giornalieri in supporto al drive-thru installato in loco. Un passo importante per dare un aiuto fattivo alla regione e a sconfiggere quanto prima il Covid-19. Anche il sindaco di Aversa, Alfonso Golì, ha dato aggiornamenti sulla situazione pandemica del territorio locale con riferimento anche al discorso scuole. Ascoltiamolo. Per quanto riguarda invece, mi voglio concentrare sulla fascia di età che più stiamo attenzionando in virtù dell'argomento scuola, e quindi volevo fare anche qui un aggiornamento. Quindi dal 25 di gennaio ad oggi, e quindi dall'apertura delle scuole, registriamo nella fascia di età da 0 a 5 anni 6 positività, 6-10 anni 6 positività, 11-13 anni 2 positività e 14-18 6 positività, per un totale di 20 positività. E parliamo dei residenti della città di Aversa. Chiaramente questo dato è un dato parziale, perché insieme a questi
numeri, andiamo a valutare i numeri complessivi sulla platea scolastica e quindi anche sui non residenti nella città di Aversa. Questi dati ci vengono forniti dalla ASL, dall'UOPC di competenza. E questi dati vengono aggiornati quotidianamente, ma vengono analizzati con l'amministrazione durante le riunioni del centro operativo comunale. Infatti, nella riunione di martedì, il dato complessivo sulla platea scolastica fa registrare 25 positività dal 25 di gennaio alla data del 23 di febbraio e 6 positività per quel che riguarda il corpo docenti e il personale ATA. Come potete immaginare, questi dati, questi numeri, da un punto di vista epidemiologico, non ci portano a dover adottare dei provvedimenti, di sospensione delle, attività in presenza. Un caso di variante inglese e tanti troppi contagi oggi a Pietravarano. C'è paura nel comune casertano per l'epidemia Covid che potrebbe prendere una piega ancora più complessa, con un paziente concittadino ricoverato in rianimazione a Maddaloni dopo aver fatto anche il vaccino essendo operatore sociosanitario. Il sindaco Mariana Di Robbio corre ai ripari dopo l'impennata di contagi e decide per la sospensione dell'attività didattica per tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al 13 marzo, la sospensione della fiera settimanale e la chiusura del cimitero invece fino al 14 marzo, ancora il divieto di assembramenti, comprese le riunioni anche occasionali, di più di 3 persone. Ascoltiamola. Come sapete, il numero di contagi è salito nell'ultimo periodo in maniera esponenziale. E mi è stata appena comunicata la positività di un nostro concittadino ad una variante di coronavirus. Si tratta della variante inglese. Si tratta di una persona giovane che purtroppo è ricoverata in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale di Maddaloni. La situazione in paese è molto seria perché abbiamo avuto questi contagi soprattutto molto diffusi in alcuni nuclei familiari collegati tra loro. Il paese è attenzionato perché stiamo lavorando di concerto con l'ASL, con l'OPC, con il SEP per cercare di capire se ci siano altre forme di varianti anche in altre persone al momento positive. Domani emetterò un'ordinanza in cui non è prevista solamente la sospensione dell'attività didattica in presenza fino al 6 di marzo, ma verranno attuate poi anche altre misure restrittive che riguardano quindi la chiusura del cimitero, il divieto di assembramento, la sospensione del mercato settimanale. Quindi vi chiedo davvero di svegliarci da questa situazione perché forse si è abbassata un po' troppo la guardia e il virus sta circolando e sta circolando in una modalità più contagiosa rispetto a quello che è stato probabilmente fino ad oggi. Abbiamo 40 positivi a Pietraverano, di cui nuovi positivi dal 1 al 23 febbraio, più 5 persone ancora positive, quindi che vengono dal pregresso. La Giunta Comunale di Grazzanise ha approvato un progetto volto alla sottoscrizione di protocolli d'intesa con associazioni di volontariato finalizzate a offrire supporto alla Polizia Municipale. Il Comune promuove e valorizza così l'associazionismo tramite forme di utilismo delle attività di volontariato in campo sociale per favorire una migliore qualità dei servizi prestati, avvalendosi della possibilità di contrarre con soggetti pubblici e privati accordi di collaborazione. Riteniamo necessaria, afferma il Sindaco Enrico Petrella, la stipula di un protocollo d'intesa con delle associazioni di volontariato che disciplinino i rapporti tra l'amministrazione comunale e l'ente solidaristico per supportare l'attività istituzionale dell'ente in modo precipuo all'attività di vigilanza del territorio, con particolare riguardo alla tutela ambientale.
Il Comune e l'Associazione, con il presente protocollo d'intesa, convengono di utilizzare le attività di volontariato prestate dalla stessa e finalizzate a supporto, dove è compatibile, delle attività istituzionali del Comune, in speciale modo delle attività di vigilanza ambientale del territorio, quale collaborazione con il servizio di Polizia Municipale e l'attività di controllo nel rispetto ambientale nel centro urbano e nelle periferie, con l'attività di accertamento e erogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e specifiche ordinanze sindacali. Concludiamo come di consueto anche con lo sport Serie C, Girone C, quindi parliamo di Casertana. La squadra di Guidi perde un tassello molto importante nel suo scacchiere, poiché gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il difensore Dramane Konaté hanno confermato un grave infortunio al ginocchio. Nel comunicato del club si legge che in seguito all'infortunio registratosi nel primo tempo di Casertana Avellino, Dramane Konaté è stato sottoposto ai controlli strumentali richiesti dal caso, che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e lesione del corno posteriore del menisco mediale, con presenza di versamento articolare. Il difensore, scrive il club, sarà sottoposto a ulteriore visita specialistica nei prossimi giorni, ma si teme uno stop veramente lungo. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi, infatti in seguito alle 21.30 una nuova puntata di 30 minuti con, quindi non mancate, mi raccomando. Intanto una buona serata e a domani con l'informazione di Teleprima.